Eccoci qui, un nuovissimo episodio. Siamo su Il Signore degli Anelli, la battaglia per la Terra di Mezzo. Come sempre, io sono Arax di Cormaris. E nello scorso episodio ci eravamo lasciati un attimo con Gondor, con la conquista dell'Ithilien centrale del sud. No, Le lande della Terra di centrale. Mezzo devono essere salvate. E quindi ora più che mai riprendiamo Gondor, perché fino a quando non arriveremo al 10, come detto, continueremo a usare Gondor. E perché no, dirigiamoci verso Arondor, così almeno vediamo di stringere un po' in una morsa i nostri cari amici di Sauron, sperando che almeno questo possa indebolirli un minimo. Del resto siamo già a 6 punti potere, con questo arriveremo a 8. Speriamo anche ne guadagniamo qualcuno, quindi siamo anche vicini a sbloccare gli ultimi poteri. Arondor è una zona che non conosco minimamente, non vi saprei dire assolutamente in nessuna Arondor forma è da sempre nulla. un territorio in guerra. La gente di Gondor si è scontrata spesso con i corsari di Umbar e gli Haradrim in queste zone. Sì, ma in parti diverse i corsari stanno sulla corsa, sulla costa, Abbiamo sulla saputo che gli costa. Haradrim attraversano queste terre. Devono essere fermati. Allerta! Sì e no, ecco. Sì e no, cosa significa? Devono essere. Crea 4 torri d'osservazione. Una, due, tre, quattro. Cioè, questo è l'obiettivo bonus. Seriamente? Siamo messi così male, per curiosità, ad avere un obiettivo bonus simile? N non lo so, mi sembra veramente strano che tu mi dia un obiettivo simile così Ecco la nuova scheda per mostrare il mio scrauso. potenziale. Sì, hai mostrato il tuo Fattoria potenziale, sei pronta. arrivato al 10. Gli ultimi 3, 4 invece Andiamo. devono ancora arrivarci. Quindi impegniamoci un attimo. Voi che Attenzione al cazzo state nemico. facendo? Dovete Hanno bisogno entrare di noi. dentro. Sì, decisamente hanno bisogno di voi, ma non in questa forma, decisamente. Qui il mercato mi serve, che lo sviluppiamo a 1500. Ecco, nemmeno il tempo di parlare, guarda Difensori te. dell'albero bianco. Ok, spostatevi tutti dentro, gentilmente, preferisco avervi dentro, Qual era sotto il motivo per cui controllo, sono venuto calmi, qui? tranquilli, così non abbiamo nessun tipo o sorta di problema. Nel mentre, è un po' strano partire con un accampamento piccolo. Fa sembrare quasi di ritornare D'accordo. ai primi momenti. Questo Ok, è il alle nostro prime momento. partite. Qui abbiamo qualcos'altro Quella è di la nostra grande, strada. ne sono sicuro. Non so se è un altro lago o una bestemmia Carica! ambulante. Una maledetta Non bestemmia ci sfuggiranno! ambulante. Per Gondor! Fattoria è pronta! Dobbiamo però salire. Ma come? Abbiamo appena Sortire! Il iniziato! nemico! Ma che Arrivare con cazzo armi! è? Il nemico è su di noi! Dannate creature! Ok. Facciamo appello alla nostra forza. Perfetto, Che sì, perché nessuno solo a resti quella ci possiamo indietro! appellare, tra parentesi. Cioè, porco Giuda, non ho fatto nemmeno in tempo a dirvi ciao! È morto già Uomini di Pipino. Gondor! La cosa stranamente non vi Preparatevi! tange, vi dirò. Minimamente, in nessuna forma. Però saremo un po' cattivi a non dire nemmeno pochino, pochino che ci dispiace, a essere onesti. Quindi qui facciamo le nostre quattro torri d'osservazione. Che obiettivo bonus di merda. Pensavo chissà Sono che il vostro cosa. capitano! Veramente nulla di più stupido ci potevamo chiedere. Andiamo! Sì, sono assi di merda. Dobbiamo Questo è un muoverci! attimo un problema, perché ora vai a Guerrieri, capire avanti! questi cerchietti dov'è un oasi e dov'è un accampamento, perché come vedete di solito i cerchietti sono anche sinonimo di zona dove si può edificare. Andiamo! Ecco, In appunto. marcia! Quindi nel mentre che ammazzate un po' di robe, noi l'obiettivo bonus l'abbiamo praticamente già completato. Il nemico ci è addosso, soldati! Ma questa non è una torre d'osservazione, mi perdoni. Cioè, come funziona? Pardon, C'è non sempre sono un'esperanza. esperto. Che cazzo è una torre d'osservazione? Forse vuoi Andiamo! intendere quella grossa. Vuoi quella grossa Dobbiamo come torre sconfiggere Sauron! d'osservazione? Come lo devi dire prima? Andiamo! Cioè, specifica una torre d'osservazione grande, Ci grande. stanno attaccando! Oddio. Sempre i soliti balestrieri di merda, Dobbiamo dargli vero? addosso! Ok, quindi tu intendi queste. No, questa è una fortezza. Che cazzo è una torre d'osservazione, mi perdoni? Caserma, campo, statua, fontana, scuderia, Statua salendo officina, l'accampamento! mercato, fattoria, fabbro. Questa è l'unica cosa più vicina che mi viene in mente pensando a un.
Ok. Le nostre forze sono sotto la nostra gente. Sì, però potete attaccarli a distanza, insomma, ragazzi, potete tranquillamente attaccarli a distanza, porco Giuda. Ok. Non ha senso che uscite, potete tenerli a distanza. Potevate tenerli tranquillamente a distanza. Allarme, il nemico è qui. Ok. Ecco. Sì, bisogna reiniziare la partita, vero? Certo, sì signore, perché puttana Eva, ho dei dementi come eserciti. Ma perché vi si sono buttati tutti all'entrata? Potete rimanere fermi dentro le mura. Non lo so il perché hanno deciso di buttarsi a pesce morto Arondor verso l'entrata. È da sempre un territorio in guerra. Ok, nel mentre ho ricreato l'accampamento, ora questa volta siamo un po' più in pianta stabile. Ho visto che qui partivano delle frecce contro questo piccolo accampamento di goblin, ma noi ce ne freghiamo il cazzo ora e aspettiamo. Ci sono degli arcieri. Ho dato il potenziamento subito dagli arcieri. Stranamente, ora che ho costruito le quattro torri, mi ha dato l'obiettivo bonus. Non so il perché a questo punto in precedenza non me l'abbia dato. E vediamo appunto che arrivano già i primi stronzetti. Ok. Costruiamo subito la fattoria, così almeno ci rivediamo di tanti i coglioni. E a questo punto non ci rimane che aspettare il grosso delle truppe. Che... boh, ci sta mettendo il suo tempo ad arrivare, onestamente. Si fanno attendere, ecco, i nostri amichetti. Rimaniamo fermi lì. E vediamo subito di dire a lui... per Gondor! Uno e due. Deve finire qui. Boom. Addio. Semplice. Sarò con te sino alla fine. Ok. Dobbiamo stare all'erba. Uno. Il nemico è due. Su di noi. Forza! Ok. Beh, comunque le frecce fanno il loro gran bel danno, essere onesti. Ok. Non falliremo. Distruzione. Dobbiamo occupiamoci avanzare di loro. Sempre tenendo un occhio in caso arrivano olifanti da tutti i pori, da tutti i lati, come nel suddetto caso. Ok. 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 Dai, un po' di suono di corni. Serve aiuto. È un po' difficile. Non si salverà. È un po' difficile. Sì, poco ma sicuro. Questa è una posizione migliore. Stanno morendo un po' di eroi, ma chi se ne frega. Comunque riusciremo in breve a salvarli tutti. Ok. Ritirata. Ritirata assoluta. Gandalf, non so dove siete. Ritiratevi ad ogni modo. Così almeno rimaniamo belli uniti e forti. Ti stanno attaccando. Devono Uno. Essere vicini. Per Gondor. Due. Dai, 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 che non riesce. Dai, che non riesce. Fantastico. Dobbiamo restare uniti. Ok. Perfetto. Ora possiamo avanzare di cattiveria. Ma che abbiamo perso alla fine? Ah, sempre solo Pipino. Ma chi se lo incula, Pipino? Dai, su, siamo onesti. Dai, ragazzi, frecce, frecce, ragazzi, frecce. Porca troia, ramenghi di merda, tirate qualche freccia. Ah, ma cioè voi dovete uscire per forza per attaccare. Ma come cazzo funzionate? Al contrario, porco Giuda. Cioè voi funzionate al contrario, fatevelo dire. Beh, per amor del cielo, fino a quando rimangono lì fermi. Ok, cioè per me va bene, onestamente. Ok, uno e uno, due. Non ci sfuggiranno. Ok, no, vabbè, inutile che lo usiamo in questo caso. Perfetto. Ha funzionato. Non so perché l'olifante. Ma mio Dio, per un attimo pensavo stava gonfiando la parte retrostante dell'olifante, che ovviamente è chiamato culo. Mi stavo cominciando a domandare che cazzo stava per succedere. Oddio. Via tutti. Ah, l'abbiamo ucciso, non so nemmeno come, obiettivamente. Vorrei dire, ma non so come l'abbiamo ucciso. Ora mi chiedo, tutta questa ondata di sti cazzo da 4 soldi di robette finirà a breve o avete intenzione di vomitarmi addosso altri stronzi?
Mentre siamo tutti al 10, manca solo il nostro Gimli e Faramir al 10. Poi per il resto abbiamo chiuso anche quest'altra situazione, rendendomi pragmaticamente felice. No, ragazzi. No, 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 no. No, ma sì. Sì, ma no. Allora, iniziamo. Ho bisogno di un pisolino. Qui. Voi che cazzo ci fate qui, qua dentro, porca troia? Avevate solo compito, rimanere al sicuro. E questo dovete fare. Semplice, no? C'è qualche storia per me. Ok. Di qua. Muovetevi in questa zona. No, dentro, dentro, porco Giuda. Dentro, dentro. Non è difficile, ve lo assicuro. Pipino e Merry che rimangano dentro, che volete che vi dica. Preparatevi. Ok. Mi ci vorrebbe una bella pinta. Quindi, qui nel mentre hanno distrutto la roba fregandosene di costruire gli accampamenti, ipoteticamente. Ok, state entrando dentro. Sì, bravi. Ne sono felice. Siete tutti dentro? Pare di sì. Fatemi un favore, rimaneteci. Grazie. Ora, tornando a noi, prendete un po' di risorse e man mano, ci sposteremo in questa zona, almeno per costruire l'accampamento, mettere le torri di osservazione, così più nessuno ci darà fastidio. Ok, nel mentre che avanzate io costruisco le fortezze, quindi avevo ragione, le torri di osservazione erano quelle che dovevo costruire nell'accampamento. Questa zona mi dà un po' fatta cazzo di cane, se non abbiamo idee che bonus mettiamo. Posso avere un po' di pancetta? 4 torri di osservazione andranno benissimo. Non so, mi dà molto di quell'idea. Qui, porca puttana, stiamo falciando intere sezioni dell'esercito dei nostri cari amici Aradrim. Ma che fate tutto a pezzi, ma signor, ma guardatevi, dai, fate pena, fate pena, fate meritamente pena. Non siamo macchine per uccidere. No, non siete macchine per uccidere, ma possibilmente nemmeno per cagare il cazzo. Il nemico è qui. Ok. Beh, effettivamente è divertente quando provano a entrare vengono poi drammaticamente distrutti. Ok, muovetevi verso quella zona, nel mentre qui mi costruite altre due belle difese. Ok. Il nostro castello è sotto attacco. Bene. Possiamo ora drammaticamente avanzare. Mi sto solo riscaldando. Sono tutti ben organizzati. Possiamo continuare con gli eroi fino a quando almeno nostro Faramir non raggiunge. Mentre Gimli con i cattiveri è già arrivato al 10. Cioè, è già attivato furia per i cazzi suoi, praticamente. Mi state colpendo di nuovo questo. Sì, allora non credo nemmeno convenga più di tanto costruire delle fortezze. Questo mondo non è luogo per te. Ok. Avanziamo e capiamo da dove arrivano. Perché sarebbe pragmaticamente utile bloccare ogni loro forma, ogni tipo e forma di resistenza. Sicuramente qua me la distruggeranno, qui me la stanno già distruggendo, ci mancherebbe. Quindi qui dovrebbe stare un loro accampamento, ne sono pragmaticamente sicuro. Da qualche parte qui a nord. Perché uno è un po' difficile che arrivino così velocemente. Due, la reputo in generale abbastanza strano pensare che sia così sempre ben strutturato. Più che altro gli attacchi siano così frequenti. Quindi c'è un accampamento di qui e uno da quest'altra parte. Qui, vabbè, la fattoria la perdiamo, ma perché purtroppo, pur volendo, le frecce arrivano. Sì, ragazzi, però siate un po' reattivi, ecco. Magari. Almeno siatelo nelle vostre possibilità. Indietro. Oh, un bel accampamento. Ma certo che me lo crei. Sarebbe più che utile per difendere questa zona. Ok. Perfetto. Anche se qui sono convinto ci sia qualcos'altro. Ok. Uno, due e tre. E nel mentre che vi radunate,
Vabbè, qui sì, sicuramente a breve verrà distrutto. Non credo di perdere più tempo del dovuto per difendere queste zone. Allora, 1, 2. E appunto mi serve anche il 3 questa volta. Ok. Devo sempre capire. Il problema è sempre capire dove cazzo stanno i cosi. Ora! Per Gondor! Ok. Hanno sferrato il loro assalto! Ok. Gimli. Ottimo. 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 Veramente ottimo. Loro sì, va bene, ci provano. Verranno drammaticamente distrutti e brutalmente annientati, annichiliti dalle nostre torri. Ok. Qui proviamo a costruire, per quanto oggettivamente risulterà pragmaticamente inutile, se vogliamo. Ok, magnifico. Abbiamo trovato il primo accampamento. Pensavo fosse più a nord, però effettivamente l'importante è averlo trovato. Ok, qui almeno vengono bellamente distratti. Lo scalpellino di Numenor è pronto. In marcia. Non possiamo sottrarlo. Qui abbiamo parola di potere. Uccidi nemici circostanti. Questo è l'incantesimo fortissimo. Di sé per sé fortissimo. Perché ci permette fondamentalmente di devastare ogni cosa che ci troviamo a nostra disposizione. Ogni singola cosa. Quindi, soprattutto nel Nero Cancello, nella missione del Nero Cancello, mi ricordo che sarà di assoluta e totale importanza come incantesimo. Qua non ho capito che cazzo stanno facendo, è da mezz'ora che provano a tirarlo giù, non ci riescono. Ma vi chiedo se vogliono una mano, non ho un'idea, veramente. Mentre siamo tutti al 10, tranne il nostro caro Gimli, ma che credo a breve ci arriverà con tranquillità. Nel mentre, energia 2700, acqua in mischia 140. Assolutamente tanta, tanta, tanta roba. Carichiamo l'ultimo accampamento. Ok. E non pensavo che una torre nata sopra Gandalf puoi uscire prima che rimani incastrato lì per il resto della tua piccola esistenza. Piccola, ma manco per i coglioni piccola esistenza, ad ogni modo. Voi vi scagliate contro di loro. Qui tiriamo sopra due. Ma me ne metti direttamente tutte e quattro, direi. Come sempre, un bello scalpellino, eccolo qui, e qui metti fattoria, fattoria e fattoria, fabbro e fabbro. Ok, ora sembrano pragmaticamente leggermente diminuiti gli attacchi da parte dei nostri cari amici Aradrim. Questo credo anche largamente dovuto al fatto che abbiamo distrutto la maggior parte dei loro insediamenti. Dai, cazzo, per tre secondi. I loro insediamenti. Ok. Fatemi dare giusto appunto un'occhiata. Non vorrei in nessuna forma di trovare sorpresi. No, tu qui. Sorvegliamo quest'area. Ecco. Così almeno una fattoria in più non ce la toglie nessuno, soprattutto in quella posizione che almeno è totalmente e assolutamente protetta. Non so che senso avrebbe fare questa circumnavigazione della montagna, però voglio farla giusto per avere la sicurezza che tutto sia sotto il nostro controllo. Anche perché vedo che il terreno ha questo pattern, questa colorazione nettamente diversa. Ok che ci stiamo avvicinando a Nurn, però già anticiparcelo in maniera così aggressiva nella mappa precedente mi sembra un po' pragmaticamente esagerato, ecco, fondamentalmente. Peccato, ecco. Immaginavo qualche piccola fattoria nascosta, robe simili, no, zero, A quanto pare zero sia. Ok, muoviamoci in attacco in questa zona. Qui sì, non abbiamo trovato assolutamente nulla. Felici però del fatto che, pur volendo, loro vengono sempre drammaticamente stesi al suolo di cattiveria. E lo scalpellino mi migliori le mura. Per quanto non ho capito il senso di migliorare queste mura dal momento che
Fondamentalmente, non avendo un cancello questa fortezza, anche se arrivano delle catapulte, non attaccheranno mai il muro, faranno sempre il giro e attaccheranno le torri. Però, visto che, insomma, ci troviamo nella posizione di poter spendere, perché non farlo, signori miei? Perché non farlo? Pare comunque veramente che l'esercito si sia leggermente annichilito. O abbiamo distrutto il loro accampamento principale, ma dubito, essendo, cioè, così vicino, no? Oppure si stanno concentrando verso sconcentrando su altre mire. Non ne ho assolutamente idea. Sicuramente il tutto sta andando per il meglio. Sì, abbiamo queste cazzo di due segherie alle porte della città, ma chi se ne frega, tanto ora li prendiamo da dietro e non avremo più nessun problema di sorta. Assolutamente. Avanti. Ragazzi, attaccate di cattiveria. Io ripeto, insomma, il fatto che Gimli sta diventando, cioè, è ormai l'ultimo a guadagnare esperienza è per il semplice fatto che ormai è troppo lento per entrare in combattimento alle volte. Ok. Quindi, costruiamo una bella fattoria, se ce ne dai la possibilità. 1, 2, 3 e shbam. Noi siamo i guerrieri della contea. Ah, però siete una rottura di coglioni esuberante, amici miei. Siete una rottura di coglioni esuberante, veramente. Sti cazzo di olifanti di merda. Gli dai 3 secondi di respiro, porca puttana. Iniziano a distruggerti robe, a cagare i coglioni. Tanto l'olifante sarà una rottura di coglioni e viene di qua a distruggere. Guarda che bastardo, guardalo. Va a distruggere apposta le fattorie. Non si può vedere questa cosa, fatevelo dire. Ok, diamogli l'ordine di andiamo attaccare da quella zona. Sì, l'ho notato, è che più che altro avete la cosa un po' puttana. Ok. Oh, beh, almeno abbiamo trovato i nemici. Ma sai che ti dico, evocami un po' di esercito grigio, sai che non ci dispiace. Sai che non ci dispiace affatto un po' di esercito grigio? Ok, guardate come si muove in maniera fredda. Tra l'altro una cosa che ho sempre apprezzato, che si muovono in maniera assolutamente totalmente frenetica. Ok, loro stanno colpendo tutt'altra roba. Va bene, va bene. Abbiamo potenziato la fucina. E qui vorrei muovermi a distruggere questo accampamento, quindi mi create un bel richiamo da questa parte. E da quest'altra, perfetto. Quindi, nel mentre, direi che è anche il momento di interagire su questa zona. E questo sarà l'ultimo, il penultimo. Forse ce n'è un terzo in quest'altra zona, plausibile. Però, per ora, fino a quando l'elefante si fa tutto il giro, io me li sono già mangiati a colazione. Il problema solo che mi preoccupa è se veramente così... No, mio Dio, è così stronzo che si sta veramente facendo il giro su tutti i cazzo di fattorie che ho costruito. Sembra quasi fatto apposta, porco Giuda. Cavalieri del Mark. Cavalieri, dai, su. Arcieri. Ma che poi non erano 3, perché sono in 2, non ho capito. Così, giusto per gradire. Ah no, il terzo c'è, che è un po' nascosto. Erano un po' nascosti, effettivamente. Ok. Diamo sull'attacco. Che questo serva di lezione. Ok. Qui, grande. Nel mentre, fattoria e fattoria, perché sono sempre comunque pragmaticamente convinto che le fattorie producano di più dei fabbri, o quantomeno in maniera più frequente, e torri d'osservazione solite, così almeno non abbiamo più problemi. La fattoria è pronta. C'è un altro accampamento a quanto pare, allora. La fattoria è pronta. Il mio sospetto era largamente fondato. Quindi, nel mentre che costruiamo un altro avamposto, l'elefantino ha deciso di rimanere lì fermo. Voi state marciando. Forse avrò sbagliato tasto, ma oramai, signori, oramai marciamo verso l'ultima resistenza. E visto che ci siamo, costruiamo un po' di torri. Fattorie no, perché tanto
le prendono di mira, porco Giuda, è il loro principale obiettivo a quanto pare. Il mio potenziale. Ok. Hanno sferrato il loro assalto. Tiriamo giù un bel po' di cose noiose qui. Ok. Tanto Gimli massimo prossima partita lo portiamo al 10. Ok. Ricorderemo questa giornata. Era l'ultimo? Il nostro castello è sotto attacco. No. Non fermiamoci. Non era l'ultimo. Dobbiamo restare uniti. Non era assolutamente l'ultimo. Poco ma sicuro. Sto cazzo di elefante tanto ha fatto che sta proprio cagando i coglioni in una maniera immane, realmente immane. Come caga i coglioni in questo elefante, veramente ben pochi ci riescono. Ma ad ogni modo, diamo l'assalto finale prima che l'elefante continui a distruggermi altre torri. Ma che cazzo dici? Dai che fra poco muore, lo possiamo ricostruire. Il nemico controlla queste terre. Ok. Porca puttana, fatelo dire se sei stato un palo in culo di dimensioni epocali. Oggettivamente un palo in culo di dimensioni epocali. Distrugge i nemici ma non le fortezze. Da ricordarsi questo aspetto. Questo nemico è mio. Ok. Ma ormai evocate un po' di tutto. Chi cazzo se ne frega, abbiamo vinto. Cominciano a diventare fastidiosi quella roba di cercare gli accampamenti in giro per la mappa. Definitivamente sì, vai così di tranquillità e serenità. Ormai abbiamo portato quasi c'è tutti al 10. Speranza. Come sempre, non è che c'è speranza, ormai si deve decidere chi vincerà alla fine. Dicevo, sono più che pragmaticamente convinto della nostra assoluta e totale vittoria. Non ho nessun dubbio oramai, soprattutto con Gandalf al 10, di riuscire con assoluta tranquillità a sconfiggere tutti i nemici in zona. Ok, vabbè, i punti ve li lascio, anche se nessuno frega un cazzo, è un po' triste lasciarli da parte. Comunque, sì, vabbè, il tutto va per il meglio. Vediamo cosa ci dice. Ora. Le forze del male continuano a bruciare e saccheggiare le distese della terra di mezzo. Dicevo, ridando un'occhiata ai commenti, abbiamo Simone che dice che la sua licenza è scaduta. Mi dispiace, però come ti hanno risposto nei commenti, di solito c'era un CD, c'era un codice CD per l'attivazione. Questo parliamo veramente di robe epocali, quasi ho dimenticato, oramai tipo... Vai in un GameStop, una cosa, magari compri la custodia del gioco, dentro c'è direttamente il codice per sbloccarlo su Steam. Io mi ricordo una volta che si compravano in tabacchino e avevano il CD, dentro il CD o magari dietro il manuale nascosto c'era il codice per l'attivazione. Mi è fatto venire in mente memorie veramente antiche oramai. Per quanto riguarda Tommy, assolutamente hai ragione, dobbiamo guadagnare il più possibile ora punti per... della stella del Vespro per sbloccare gli ultimi incantesimi, e ridendo e scherzando non ce ne mancano pochi, non ce ne mancano assolutamente pochi, ce ne dobbiamo sbloccare ancora due se ricordo bene, o uno, però comunque non è pragmaticamente vicinissimo, perché se non sbaglio quell'incantesimo servivano 16 per evocare l'esercito grigio, 16 punti della stella del Vespro. Per quanto riguarda Eric, benvenuto, e per quanto riguarda il fatto che Gandalf può andare a cavallo, sì, lo so, non lo uso veramente poco se non niente, per il semplice motivo che mettere Gandalf al cavallo significherebbe che lui andrebbe più veloce degli altri, e per quanto forte voglio evitare di buttarlo in mezzo alla mischia da solo, soprattutto quando ci sono quei cazzo di arcieri di merda che ho capito essere veramente un grande problema, il riuscire ad affrontare un grande gruppo di arcieri da parte degli eroi. Vedo che ci soffrono molto. In seguito, per quanto riguarda la risposta a Toby, la difficoltà del gioco, non sono in modalità facile, sono in modalità normale, semplice, non gioco mai giochi in difficile, e tranne rarissimi casi, e
Per quanto riguarda la possibilità di ottenere più soldati, sì, lo so, l'ho notato che nell'Hitlien centrale, se riuscivamo a far sopravvivere quei soldati, si alleavano dalla nostra parte. Il problema è che, come abbiamo visto, noi abbiamo già raggiunto il massimo, che è 340 di punti comando, quindi anche laddove noi trovavamo nuovi arcieri o un modo per reclutarli, comunque ce li avrebbe tolti nella battaglia successiva, perché, come abbiamo già visto, 340 è il numero massimo possibile. Quindi, anche se ipoteticamente ora, non lo so, mi attivo i trucchi, non so nemmeno se esistono effettivamente su questo gioco, però mi attivo i trucchi e mi faccio spawnare 5 battaglioni di raminghi, nella prossima partita, dal momento che il limite è 340, non me li ritroverò. E in seguito, infine, rispondendo ad Ale the Brave, contro i Nazgûl mi ha consigliato di usare l'incantesimo della luce di Gandalf, che non so se ti riferisci a quello che abbiamo appena usato alla fine, la parola di potere, o la spada del fulmine, chiamiamola così. Non so a quale ti riferivi, in ogni caso credo che entrambi siano molto e pragmaticamente efficaci. Non mi aspettavo però che era così efficace anche la spada, perché parola di potere, che io ricordi, era un incantesimo devastante che fondamentalmente distrugge tutto, punto. Invece la spada del fulmine, chiamiamola così, non mi immaginavo invece che sarebbe stata così efficace contro i Nazgûl. E ora come ora, signori, sono costretto a rammentarvi che il tempo è tiranno e ci becchiamo nel prossimo episodio.